Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII per Crisis per parlare oggi dei Crisis Dungeon, però non più Crisis Dungeon normali, tra virgolette, ma le versioni very hard. Versioni very hard che ovviamente ricordo essere per giocatori un po' più avanzati, sia per quanto riguarda ovviamente il gioco, sia per quanto riguarda anche la build dei vari personaggi. Quindi non è una difficoltà che ovviamente si può fare subito. Ciò che dobbiamo dire è che comunque Fort Tamblyn come Dungeon Very Hard è molto più semplice rispetto alla Mithril Cave, soprattutto per chi possiede personaggi come Sephiroth, come Lucia, anche la stessa Yuffie dà una grande mano in questo dungeon, però se ovviamente avete personaggi di tipo ghiaccio, anche Tifa o Eris, comunque tutti quei DPS ghiaccio che sono usciti durante quest'ultimo periodo, è un dungeon che non vi darà assolutamente noia. Andiamo a vedere un attimo, ovviamente, che cosa si deve fare all'interno di questo dungeon. Partiamo con le trance iniziali, un Ice Potencies che ovviamente di base è già più 20%, quindi capite benissimo che ovviamente la potenza ghiaccio qui è assolutamente favorita, assolutamente avvantaggiata, dove appunto abbiamo poi i vari Crisis Level a partire da 188.500, che è praticamente la base, fino a 223.100, dove andremo praticamente a sconfiggere poi il boss finale. Nemici di questa mappa che sono praticamente tutti deboli al ghiaccio. È vero che il boss finale, la Scorpion Sentinel, è debole al ghiaccio e fulmine. Infatti, io pensando che comunque questi nemici fossero tutti mischiati e quindi deboli ghiaccio e fulmine, sono andato con un setup Sephiroth e Cloud. Ma vi consiglio in realtà di andare con un DPS ghiaccio estremamente forte e qualcuno che possa supportare il DPS ghiaccio. Quindi ho una Yuffie con un setup con Imperil Gelo e Arma Gelo, che lei comunque ne possiede una fisica ghiaccio single target. E poi ovviamente per chi ce l'ha magari Sephiroth, ovviamente con la Wing Edge e il vestito Arcanum Ghiaccio, oppure Tifa, che la Tifa Natalizia appunto con il vestito Arcanum Ghiaccio fisico e la sua arma ghiaccio, o anche Eris, con l'arma nuova praticamente di Natale, se non mi ricordo male, dove per l'appunto mette debolezza magica e anche praticamente danni ghiaccio. Quindi potete utilizzare tutti questi personaggi. Ovviamente i boss sono tutti già nemici che conosciamo. Ovviamente Reno sarà il primo boss che incontreremo, che tra l'altro è il primo muro. Quindi non fate come me perché io poi me ne sono dimenticato, ma equipaggiatevi i sigilli raccomandati, quindi triangolo e X. Qui Cloud effettivamente col sigillo X potrebbe essere valido come alleato, dato che con la Murasame ha il bonus sigillo triangolare, mentre invece Sephiroth con la Wing Edge ha il simbolo X che potrebbe aiutarvi. Io invece sono stato sfigato e praticamente Piramide è stata fatta su Sephiroth, quindi capite già benissimo come sia partito bene il mio dungeon, ma come potete notare dallo score sono comunque riuscito ad avere S+, grazie appunto alla velocità con la quale poi ho sconfitto tutti i nemici. Il Fiery Condor, che lo conosciamo già, debole al ghiaccio, con due colpi letteralmente viene giù. Il Red Dragon, che è effettivamente magari quello un po' più fastidioso, oltre la Queen Baliagon, che fondamentalmente è molto simile alla Queen Grahamshire, se vi ricordate un pochettino il boss. Ed effettivamente forse, a differenza del Red Dragon, è quello più fastidioso. E poi, boss finale, Scorpion Sentinel, che è veramente viene liquefatto ancora prima di poter fare il primo attacco. Ovviamente io ho un setup estremamente forte, quindi sono stato molto avvantaggiato, ma per chi ovviamente ha i personaggi, e di personaggi ghiaccio ne abbiamo comunque tanti, quindi è anche possibile poterli recuperare. Questo è probabilmente un dungeon very hard alla portata di tutti quei giocatori veterani che comunque giocano praticamente dal day one.
ovviamente ricompense con il primo completamento, con uno score di 720.000 o più, quindi io avendo fatto quasi 800.000 mi sento abbastanza tranquillo. E poi vabbè, rank reward non ci interessa più di tanto, e poi qui abbiamo praticamente la mappa per controllare il posizionamento di tutti i nostri avversari. Abbiamo come primo muro Reno, come vi dicevo prima, che è effettivamente un bel muro iniziale, e poi invece tutti gli altri abbiamo in questo caso il Condor, poi qui abbiamo il Red Dragon, qui abbiamo la Gramshire e poi successivamente abbiamo il boss finale. Quindi direi che fondamentalmente come dungeon è anche piuttosto piccolino, molto semplice ovviamente da completare, e ovviamente qui elemento ghiaccio assolutamente consigliato. Il setup che ho utilizzato io è questo, anche se Cloud effettivamente qui può essere tranquillamente sostituito con una Yuffie o con una Lucia. Lucia ovviamente equipaggiata con arma primaria Bald Eagle, se ce l'avete, oppure Yuffie con le sue nuove armi, con debuff ghiaccio, la Spin Wheel, oppure la sua arma con Ice Ninjutsu, che vi consente comunque di fare danni ghiaccio, e anche l'Imperil ghiaccio che qui ci sta a pennello. Io ovviamente avrei utilizzato Lucia, o comunque potevo tranquillamente utilizzare Lucia, però essendo il boss finale debole tuono ghiaccio e non sapendo quali altri nemici c'erano, mi sono diciamo prevenuto e ho deciso appunto di portare Cloud per avere un supporto offensivo un po' più grande. Barret, che ovviamente mi fa da spalla a Sephiroth, che mi potenzia appunto gli attacchi magici, e quindi ormai sono inseparabili all'interno della mia formazione. Barret e Sephiroth ormai sono diventati letteralmente inseparabili, e poi Sephiroth che giustamente si concentra nel fare danno e nel procurare appunto dei traumi praticamente ai nostri avversari. Sephiroth in questo caso ovviamente DPS puro ghiaccio, Shiva come summon che giustamente lo aiuta, vestito Arcanum ghiaccio, Wing Edge overboost 10, Mithril katana utilizzata solo per incrementarmi le stats, non mi serviva avere un'altra arma secondaria per Sephiroth in questo caso, dato che Barret mi andava a potenziare, quindi 8300 HP che sono estremamente alti, 3000 passa di attacco magico, e ovviamente le statistiche boost magico al massimo, boost ghiaccio a livello 6 che non è affatto male, e poi tutte materie di sigillo o per incrementare le stats. Sub weapon in questo caso con HP e difesa fisica per proteggermi leggermente, boost ghiaccio e ice, e ancora HP e boost ability giusto per diciamo incrementare un pochettino, ma effettivamente potrei anche cambiare e dedicarmi magari a qualche altro potenziamento volendo, però mi sono trovato bene, quindi ho detto più HP abbiamo meglio è. Barret, classico setup da support, ho utilizzato la Heavy Hoser, ma qui potevo tranquillamente utilizzare un'altra arma di supporto senza nessun problema. Ovviamente il Satellite Beam, o comunque il micro laser in questo caso, io ho detto la Limit, ma vabbè, il micro laser che mi permette comunque di potenziare Sephiroth, avere la cura estesa a tutti quanti i miei alleati, e poi materie che mi servono solo ed esclusivamente per incrementare le stats. Summon di Ifrit, che in questo caso qui è completamente inutile, ma per dare comunque una mano soprattutto con i minion potrebbe tranquillamente starci. Sub weapon anche in questo caso, incremento di HP e difesa magica e di healing con tutte le armi in sub weapon, va bene incrementare l'healing qua, la difesa magica va bene fino a un certo punto, perché anche qua comunque i nemici attaccano spesso e volendo in modo fisico, quindi con attacchi fisici, per cui qua potenziate o l'attacco fisico, cioè scusatemi, o la difesa fisica piuttosto che la difesa magica se potete. E poi Cloud invece buildato come DPS tuono, full tuono, quindi Ramu come summon, vestito Arcanum tuono, Murasame overboost 6 che mi aiuta tantissimo, Buster Sword che mi serve per le statistiche, tutte materie che mi servono per le statistiche, e qui ovviamente ragazzi, come potete notare, non ho il sigillo triangolare perché sono un pirla, mi sono dimenticato di cambiare la materia, e qui ovviamente appena potete
Ora ve lo faccio vedere così in diretta. Mettete appunto una materia con sigillo triangolare per avere ovviamente un vantaggio anche sulla Pyramid di Reno. Mi raccomando, i sigilli, io delle volte me li dimentico perché penso di più alle statistiche che ai sigilli, ma effettivamente, soprattutto se avete il boost dei sigilli, non dimenticatevi, la differenza mia che preso magari dal momento build o preso in generale dal momento in cui sto studiando il party per fare il dungeon, mi dimentico le materia e quindi faccio casino. Subweapon con HP difesa fisica, danno fisico e danni d'abilità fisica con la Killer Hornet di Matt, e poi la la Thunder Buster, se non, ah no, la Shock Buster di Glenn, che mi aumenta HP e potency stuono, anche se in realtà con un solo overboost la potency stuono è molto bassa, però mi consentiva praticamente di fare il salto a livello 4 e quindi ho deciso di utilizzarla. Boost attacco fisico di livello 6, però mi sta bene lo stesso perché comunque come attacco ho 3200, quindi sono già comunque molto alto dal punto di vista di attacco fisico, quindi anche se non ho il boost al massimo, Cloud i suoi danni li fa. Ma vi ripeto, Cloud in questo dungeon potete tranquillamente evitarlo, mettete una Yuffie o una Lucia che con i danni ghiaccio e l'imperil ghiaccio vi aiuta sensibilmente di più, specialmente se avete un DPS come Sephiroth o come Tifa o come Eris, in base a come ovviamente la volete gestire. Detto questo, io non ho nient'altro da dire, questo era il mio setup, questi erano anche i nemici, vi lascio alla run per farvi vedere i combattimenti e vedere un pochettino come gestire la situazione. Io vi ringrazio al solito per essere stati con me e spero che questo video possa esservi stato utile. Bye bye!
Thank you.